Siamo con Nicola Celi, allora la partita del cuore, stiamo vedendo un po' di corsa che ha rallentato di ritmo, però i piedi sono ancora quelli buoni. Una bella iniziativa per ricordare due grandi presidenti. È bello vedere dopo tanti anni tantissimi amici che hanno onorato il calcio a Corigliano. Era bello vedere gli stadi pieni, con tanta passione, tantissime persone che seguivano il calcio. Adesso un po' si è perso, spero che questa partita un po' faccia anche ancora una volta ricrescere l'entusiasmo dei corlianesi. È stata una manifestazione fortemente voluta da me, Guerini Esposito, Tonino Mazziotti, per ricordare due grossi personaggi come Carmine Pietro Cicere e Umberto Straface, due persone che hanno dato tanto al calcio e hanno fatto divertire tantissime persone, contribuendo in modo veramente encomiabile al calcio di Corigliano. Allora, piedi buoni, tanto entusiasmo, ma diciamoci la verità, anche molti giocatori di Schiavone e di Corigliano che hanno ben figurato in Serie D. Lei è stato uno dei principali protagonisti, un vivaio naturale, forse anche un po' la spiaggia di Schiavonea. Era bello vedere in Serie D tanti giocatori della propria squadra nati nella propria città. È vero, adesso questo si è perso perché ci sono tanti giovani. Ci sono tanti giovani che non si avvicinano più al calcio perché ci sono tante cose che fanno, però io adesso voglio fare un appello ai giovani: giocate al calcio, fate sport perché è importante per voi, è importante anche per la vostra salute. Allora, proprio in conclusione, questa partita del cuore, tantissimi giocatori di grande spessore, ma diciamoci la verità, un ricordo particolare, il suo più bel gol o la sua partita migliore giocata con lo Schiavonea? Diciamo, uno dei gol più importanti è stato ad Ostuni, quando noi dovevamo solo vincere e a loro serviva un pareggio e la vittoria per non retrocedere. Abbiamo vinto 2-1 e un gol l'ho segnato io, un altro Francesco Aquino. Ma uno dei ricordi più belli che porto dentro è quando abbiamo giocato a Locri contro il Locri. Perdevamo 1-0, era l'ultimo minuto della partita. E la moglie del presidente Cicero, insieme al presidente Cicero e le figlie che erano piccolissime, c'era un calcio di punizione dal limite e mi dicevano dal pullman: Nicola, Nicola, non fare gol per favore, non fare gol per favore. Avevano paura che quelli dell'Ocre sicuramente ci avrebbero fatto qualcosa. Guarda caso, ho tirato una punizione, prendi il palo, prendi l'altro palo e la palla esce. Loro tutti felici, mi ci hai salvato. Nonostante tutto ci hanno scassato il pullman e siamo ritornati a casa anche col pullmanotti. Mi hanno detto: se avessi fatto gol non so a quest'ora dove sarei.